Eccoci ragazzi, di nuovo in studio, riprendiamo la nostra stagione di Arrivano gli Sprassolati. Giunga a voi il più sentito e sincero buon anno, buoni giorni futuri da Andrea K. Caponeri qua ai microfoni nella sede di Radio Orvieto Web per questa puntata numero 8. Se non andiamo errati, di questa stagione di Arrivano gli Sprassolati. Insomma, spero che abbiate passato, nonostante purtroppo ancora le difficoltà e le restrizioni, anche i giusti timori legati al Covid, comunque dei buoni giorni durante le feste, Natale, Capodanno. Lo so, purtroppo il fatto che il Covid ha fermato Gigi D'Alessio, che non ha potuto cantare nella trasmissione natalizia, ha intristito un po' molti, io per primo, ma sono momenti che dobbiamo cercare di attraversare e uscirne fuori bene, insomma, anche da questa grande delusione. Allora, signori, si va a incominciare. Non abbiamo il disco della settimana, ve lo dico subito, perché abbiamo tante canzoni, anche diverse novità, tante cose che stiamo mettendo, come dire, un po' sul fuoco, sulla brace, e insomma, per cui procediamo, ma insomma non sarete delusi, sono sicuro, da questa puntata sprassolata. Incominciamo con L'invenzione del blues di Francesco Sacco, che è un interessante giovane cantautore del classe 92, quindi insomma 23 anni se non vado errato, anzi ne aveva di meno quando è uscito il suo album d'esordio nel 2020, La voce umana, citazione colta da Jean Cocteau. Un disco interessante con qualche, diciamo, picco e qualche piccola ascesa verso il basso, ma tra i picchi c'è assolutamente appunto questo brano, L'invenzione del blues, in cui insomma c'è un bel mélange, no? Tra arrangiamenti elettronici, elettrici, e tutto molto bello. È anche bello un po' il senso del pezzo, di chi appunto per raggiungere l'amata, ecco, nella sua cameretta inventa un blues, un po' come i poeti trobadorici. Quindi, signori, incominciamo con Francesco Sacco e la sua L'invenzione del blues. Sulla sabbia qualche simbolo, un pentacolo, io ti porterò via. Ho imparato il blues da BB King e Alistair Crowley, leggendo sul giornale che anche l'uomo è un animale governato dal suo assetto ormonale. Ho inventato il blues senza uscire da camera mia, rincorrendo te su tutti i libri di mitologia. Ho provato a cercarti in qualche mondo parallelo, per poi portarti via, per poi portarti via. Ho inventato il blues rompendo una bottiglia vuota, bruciando sul balcone il mio Pozzoli primo corso, assieme al testo che ti ho scritto di nascosto. Americano, ho cercato di
sfiorare la tua mano. Questo, teniamolo d'occhio il nostro Francesco Sacco. Passo indietro, come è un po' d'abitudine in questa trasmissione, chi ci segue da qualche anno lo sa chiaramente. Allora abbiamo qua in scaletta, signore, un gruppo che immagino pochi di voi conosceranno. Si chiamavano Compagnia dell'Arco, un nome un po' sfortunato se facciamo una ricerca su Google, perché compaiono appunto le mille compagnie di arcieri. Qui invece in realtà si tratta, come è ovvio, di un gruppo musicale. Un gruppo musicale, diciamo, che era legato all'allestimento teatrale, insomma, in particolar modo nel loro secondo album, la commedia Il Glassiere di Raffaele Nigro, gruppo pugliese, gruppo che cercava di indagare la musica popolare, ma un po' fuori da quegli stilemi che poi sono diventati dei cliché, insomma, la pizzica tarantata, cercando invece di dare della musica popolare tradizionale una interpretazione ampia. L'esempio un po' era quello dei grandi gruppi, per esempio, della scena progressive folk, progressive inglese, i Port Convention, i Pentangle, oppure i francesi Malicorne, Alain Stivell, oppure, che so, in Musica Nova, ma anche per certi casi addirittura agli Stormy Six, quelli acustici di Un Biglietto del Tram. Quindi un gruppo che ha avuto il solo torto di far uscire il suo album omonimo, bellissimo il secondo, Compagnia dell'Arco, nell'81, un po' fuori tempo massimo. Davvero un disco che invece va riscoperto. Io nel mio piccolo ci ho provato scrivendo un post e mettendo anche poi il download circa un anno fa per il sito Verso la Stratosfera. Io, tra i tanti pezzi molto belli di questo disco, io vi voglio far ascoltare I Briganti, perché insomma credo che sia un gruppo che vada assolutamente assolutamente ricordato, a discapito poi della, come dire, dello scarso esito commerciale, possiamo dire. Compagnia dell'Arco. Thank you.
alla fine anche il grande Gianni Morandi è incappato in una delle mille insidie di Facebook, come forse avrete saputo, insomma, con un post un po' improvvido, insomma, una diretta, ha diffuso involontariamente una porzione del brano inedito che appunto è previsto che invece sia ascoltato per la prima volta sul palco di Sanremo durante il festival, e quindi insomma tutta una serie di situazioni un po' complicate, perché come sapete in teoria i brani devono arrivare inediti a Sanremo, e quindi c'è chi ha parlato della necessità in questo caso di escludere Gianni Morandi, c'è chi un po' forte chiaramente del nome di Morandi, ma anche di alcuni precedenti invece, insomma, ha lavorato, e credo che insomma si stia per andare in quella direzione per in qualche modo riassorbire il tutto e consentire a Morandi, con il beneficio chiaramente dell'atto involontario, consentire a Gianni Morandi di partecipare al festival di Sanremo che già qualche anno fa presentò proprio all'Ariston, e quindi anche Morandi, che finora aveva gestito la sua comunicazione social in modo mirabile in questi anni, alla fine anche lui purtroppo è incappato, e vabbè, capita ragazzi. Ieri sera sul tardi, proprio quando stavo quasi per spengere il computer, facendo un po' di zapping, incappo in un articolo che citava un EP di un artista che io sinceramente, lo ammetto, non conoscevo. Il nome d'arte è Rares, ma la S c'è una sediglia, per cui non so bene poi la pronuncia effettivamente se è questa. Al momento prendetela per buona. Insomma, questo Rares aveva pubblicato un EP proprio circa un anno fa, nel febbraio dell'anno scorso, chiamato Folk -basso 2021. Ora, il titolo insomma non è che mi entusiasmava, dava da intendere altro, però dico, insomma, la recensione di questo album era molto molto positiva, e quindi così, dai, facciamo una piccola prova. Ho cliccato sulla canzone che era proposta in quell'articolo, cioè Mille macchine, e sono rimasto incantato, proprio sospeso e incantato, perché era diverso tempo che non sentivo più qualcosa di così peculiare, unico, di così anche contemporaneamente come dire, legato alla sperimentazione, ma anche di grande comunicazione allo stesso tempo. E così mi sono poi andato ad ascoltare, andando a dormire con le cuffiette del telefonino, tutto questo EP, e l'ho trovato davvero straordinario. 5 brani, uno più bello dell'altro, e quindi insomma questo significa che cercheremo poi di fare un approfondimento a parte una delle prossime puntate, magari anche con l'autore, il quale aveva esordito nel 2020 con un album di debutto, Curriculum Vitae. Il canto è un po' dalle parti di alcuni artisti che poi sono anche passati per questa trasmissione, come Vondatti, come Venerus, ma ecco, nel passaggio dal primo album di debutto a questo EP, Folk 2021, insomma, il canto un po' continua a ricordare, ma poi tutto quello che è l'ambiente sonoro veramente va da altre parti, insomma, e quindi qua insomma mi sembra che il nostro caro Rares stia andando verso un viaggio per terre ignote. Sul cruscotto della macchina c'è forse il santino del Battisti di anima latina, per quel suo concepire lo spazio sonoro come una specie di tela, no? Su cui sovrapporre e accostare delle ricche tessiture musicali, qualcuna più evidente, no? In primo piano, altre in secondo, altre ancora lontanissime, ma se le ascoltiamo in cuffia, specialmente di notte, tutte quante compongono questa piccola sinfonia. E quindi io vi invito ad ascoltare non solo questo Mille macchine, il singolo che ha annunciato l'EP, ma tutto questo EP Folk 2021, lo trovate un po' su tutte le maggiori piattaforme. Nel frattempo lo ascoltate qua, ad Arrivano gli Sprassolati. Scherzo, 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 scher
fermarmi mezza mezz'ora. I quarti non vanno sul podio di uno e uno. No, non piace mai a nessuno. Scusami, ripeto, bambi, se ci saranno guai troppi tanti, tu li risolverai, le fan porterai. Dobbiamo credere, le magie possono succedere. Basta volere, basta sognare, poi. Radio Orvieto Web. E di nuovo basculiamo verso il passato. Chi di voi fosse un cultore dei cantautori minori degli anni 70, inizio anni 80, forse conoscerà Piero Marras. Tutti gli altri, il 99,9999%, forse ignoreranno chi è Piero Marras. Intanto in Sardegna è una leggenda, diciamolo subito, specialmente dopo il pezzo Quando Gigi Riva tornerà. Ma anche perché poi dall'83, dopo una serie di album incisi per la EMI, anche poi precedentemente ancora con altri nomi, insomma dall'83 ha fatto una carriera costruita attraverso canzoni in lingua sarda, fino a coinvolgere addirittura in un pezzo la grande Dionne Warwick. Ma insomma, Piero Marras prima di questa fase ha avuto per l'appunto una carriera da cantatore anche insomma di discreto successo. Alcuni album insomma sono ancora oggi un po' citati nelle storie musicali della musica d'autore di quegli anni. Noi qua lo cogliamo all'altezza del terzo album, anche se poi uscirà con il solo cognome Marras, cioè Stazzi Uniti. È un disco interessante,
parte, insomma, con delle tessiture musicali a volte più elettriche, a volte più acustiche. E c'è un brano che ho scoperto da poco da questo album, anche qui grazie a Verso la Stratosfera, che mi è molto piaciuto, e insomma ho detto questo lo facciamo ascoltare ad Arrivano gli Sprasolati. Si intitola Il Mostro. Dietro quest'alba meridionale, nel suo silenzio emozionale, mentre tu guardi come impazzito l'ultimo sole così pulito. Il mostro domani verrà, il mostro è già qua. Le tue risorse tu te li spendi, meglio che adesso mostrino i denti. Il tuo agito fallo gridare, che sia l'allarme più disperato universale. Il mostro domani verrà, il mostro è già qua. La tua paura falla vibrare per tutto il corpo, che sia letale, e diventi scossa elettrorabbia, ti strisce pazzo dentro una gabbia dove la furia di un dio blindato non può turbare l'alba che sale. Il mostro domani verrà,
E questo era il mostro di Piero Mallas. Eravamo nel 1980, proprio sul crinale dei due decenni. Bene, bene, intanto forse una notizia che interesserà molti dei nostri ascoltatori. Perché dico questo? Perché so che in molti amate, come noi, Ivan Graziani. Ebbene, incominciano a trapelare un po' di notizie dall'entourage, della famiglia, del grande cantautore abruzzese, cantautore e rocker, dobbiamo aggiungere, abruzzese, perché pare che durante questo 2022 finalmente verrà alla luce un disco che raccoglie i diversi inediti che Ivan Graziani ha disseminato un po' nella sua carriera, provando in studio, a casa, nelle varie session. E insomma, già qualcosa, per esempio, è stato diffuso in qualche trasmissione radiofonica, e anche noi lo abbiamo passato, una cover di Elton John, per esempio, altre cose interessanti. E quindi speriamo che questo disco veramente comprenda tutti questi inediti. Specialmente speriamo che la maggior parte siano legati a quello che è stato il periodo migliore di Ivan Graziani, cioè dalla seconda metà degli anni 70 ai primissimi anni 80. Per esempio, speriamo che ci sia la versione alternativa di Gabriele D'Annunzio, oppure anche quel brano inedito emerso dalle registrazioni di Pigro, insomma, è portato alla luce durante una puntata di quella meravigliosa trasmissione di Sky Arte che è Masters 33. Insomma, vediamo che succede. Insomma, noi cercheremo di darvi poi i vari aggiornamenti il prima possibile. Oh, ma è già venuto il momento, signori, della nostra rubrica, che è la prima e anche unica rubrica. Oggi siamo veramente parchi di rubriche, stranamente è andata così, ragazzi, che è, vale a dire, sulle spalle dei giganti. Che sentiamo, tu cosa fai invece? Io domani vado in fabbrica. Ah sì, sì. Fai le cover agli operai? Che faccio io? Che vado a fare le cover? Io le cover non le ho mai fatte, non le ho mai fatte le cover. No, no, mai, no, lo dovresti anche sapere. Ma vaffanculo. Mai fatto cover, mai. Oh, sulle spalle dei giganti, dicevamo. Qui abbiamo in realtà due grandi giganti, uno, permetteteci, forse ancora più immenso. Vale a dire, abbiamo un brano di Lucio Battisti, del Battisti un po' meno frequentato, lo sapete, quello dell'ultimo periodo, in compagnia di Pasquale Panella ai testi. Però chi lo va a interpretare forse un po' ci sorprenderà, perché parliamo di Ron. A inizio millennio, nel 2001, fece uscire un album, si chiamava Cuori di Vetro. In questo disco Ron interpretava quasi esclusivamente o canzoni altrui scritte appositamente per lui, pezzi che so di Jovanotti, di Gianluca Grignani addirittura, vi ricordate Grignani, o di Renzo Zenobi, oppure già incise, come in questo caso, però appunto riproposte nella sua nuova versione. Un disco interessante anche perché era prodotto da Phil Palmer, che chi ama Battisti sa benissimo che è colui che suonò divinamente nell'ultimo album invece dell'era Mogol, Una giornata uggiosa. E Ron riprende però qua appunto un brano del periodo seguente, Le cose che pensano, che è proprio il primo brano del primo disco della collaborazione con Pasquale Panella, che è quello che quando a 16 anni l'ho ascoltato mi ha veramente aperto un mondo. E qui ce lo fa ascoltare Ron, Le cose che pensano. In nessun luogo andai, per niente ti pensai, e nulla ti mandai per tuo ricordo. Sul bordo m'affacciai da abissi belli assai. Su un dolce tedio a sdraio, amore, ti ignorai,
invece costeggiai il lungo mai. M'estasiai, dispensierai, m'estasiai, e si spostò la sua testa estranea che rotolò. Cadere, la guardai riflessa tra i ghiacciai, 60 volte che cacciava fuori la lingua e t'abbracciai, di sangue mi inguaiai. Tu quindi come stai? Se è lecito che fai in quell'attualità che pare vera? Come stai? Dismemorai, distemperai, e come stai? La straniera, lei come sta? Sono le cose che pensano e danno di te sentimento, e se t'amano è mio, come assente rimpiangono te. Sono le cose che prolungano te, la vista l'angolai di modo che tu mai entrassi col via vai di quando sei, dolcezza e liturgia, orgetta e le cornie. La prima volta che ti vidi non guardai, allora non t'amai. Tu come stai? Come stai? Rimpiangono te, son le cose, prolungano te, certe cose, insomma una interpretazione personale che porta il brano da altre parti, ma insomma io penso che valeva la pena ascoltare, davvero molto interessante questo brano di Ron che omaggia Lucio Battisti. Oh cari amici, prima dicevamo che in questa puntata, diversamente dal solito, non era prevista la rubrica Gradisca le dischi, insomma sostanzialmente quella che presenta a fondo il disco della settimana. In realtà un disco è bello grosso di cui parlare ci sarebbe, amici, ed è l'ultimo di Max Manfredi, Il grido della fata, che giunge a ben 7 anni dal precedente Dremong. Ma ci siamo presi un po' di tempo non solo per ascoltarlo a fondo, perché ogni disco di questo grande artista genovese merita la giusta attenzione, ma anche per parlarne direttamente con l'autore, che verrà a trovarci e sarà con noi tra un paio di settimane, quindi potremo, ecco, scambiare opinioni musicali appunto direttamente con lui, con Max Manfredi, tra 2 settimane. Quindi per il momento però incominciamo a avvicinarsi a questo grido della fata con la scimmia grigia.
Max Manfredi. Mia grigia mi compare sulla spalla, l'attimo prima che io mi renda conto che era già un po' che ce l'avevo sulla spalla, ma che a vederla non ero pronto. La guardo poco e non mi muovo, indossa un bel gessato, qualcuno deve averglielo regalato perché lo porta come fosse nuovo. La scimmia grigia non compare nel cielo come un angelo di Galilea, anzi a volte guardiamo la televisione sprofondando nel divano dell'Ikea. La scimmia grigia non mi dà fastidio, è un animale diciamo sociale, tranne quando mi tappa gli occhi per vietarmi di distinguere il bene e il male. Vuole impedirmi, nemmeno fosse Dio, l'accesso al frutto della conoscenza. Valle a spiegare magari che né lui né io sappiamo bene la differenza. La scimmia grigia forse la conosce e non vuole farmela sapere. A volte mi scompiglia i capelli come una mano, come un parrucchiere. La scimmia grigia non esiste e d'altra parte non sono io che me la invento. Non capisco perché si ostina a seguirmi con tanto accanimento. Lo sguardo azzurro copre l'orizzonte con gli occhi pieni di malinconia, malinconia delle fabbriche, degli acquitrini, neve lucente, seggio via. E mi sussurra le notizie fresche sui treni lungo l'Appennino prima che salgano le scolaresche, tutti con loro telefonino. Ed anche i vecchi col telefonino, generazioni prese nella rete, ognuno con la scimmia vicino, qualcuno forse la vede. E gli studenti viaggiano in balia dei mille mondi che tengono stretti, e il vagone come per magia si popola di fischietti. Qualche mago del lontano oriente deve avercela inventata, questa magia che trasforma il treno in una foresta incantata. Come l'immagine bionda e calda che per un attimo mi abbaglia, dell'uccello perso nella boscaglia che va cercando l'alba. Insomma, vi ha incuriosito questo nuovo Max Manfredi? Anche se avete sentito questi suoni campionati, diciamo, no, questo soffiato di elettronica, insomma, che va a dare nuova linfa a quella che è già la grande lirica di Max Manfredi. E quindi, ecco, l'appuntamento è tra due settimane con lo stesso Max. Intanto noi facciamo un passo indietro abbastanza evidente, perché andiamo al 1977, quando esce un album di cui un paio di volte abbiamo già parlato, perché abbiamo preso qualcosina qua e là. Parliamo di Come barchette dentro un tram di Alfredo Cohen, un disco del tutto straordinario, intanto perché è l'unico di Alfredo Cohen, questo artista
che lavorava molto un po' nei teatri off romani, soprattutto era molto attivo in quello che era il movimento appunto per i diritti gay e del mondo lesbo nell'Italia degli anni 70. Non era facile, ve l'assicuro, il Circolo Mieli, insomma, cioè tutte queste vicende. E lui uscì nel 77 con un disco interamente dedicato, diciamo, ai temi, ecco, legati all'omosessualità. Un disco che vi invito ad ascoltare perché è davvero straordinario. Noi facevamo ascoltare tempo fa, mi pare, 3.000 lire. E tra l'altro lo stesso Alfredo Coin recentemente è stato un po' recitato, ritirato fuori dal cilindro, perché quando ha X Factor, Gianmaria, se non sbaglio, ha cantato Alexander Platz di Milva, scritto da Battiato, qualcuno poi è andato a giustamente a dire: sì, guardate che però, ecco, la musica era di Alfredo Cohen, perché con il nome Valéry fu il primo a inciderla. Però quello era un 45 giri. Come Barchette dentro un tram è un disco davvero davvero molto molto bello. Esce per la IT, arrangiato e prodotto artisticamente da Franco Battiato, insomma, quindi c'è veramente tanto. Tra l'altro la copertina reca un dipinto di Ugo Nespolo, e questo ci offre l'occasione per fare un link proprio con il pezzo precedente, cioè con Max Manfredi, perché Ugo Nespolo è il pittore che ha illustrato con un dipinto inedito apposito il penultimo, a questo punto, album di Max Manfredi, vale a dire Dremung. Allora, quindi ascoltiamoci da Come Barchette dentro un tram proprio il brano omonimo, e insomma ascolterete sia i testi che la veste musicale. Ecco, non immaginate qualcosa di banale, scontato, di cliché, perché siamo veramente veramente su altissimi livelli. Alfredo Cohen, Come Barchette dentro un tram. Al mondo qualcuno se ne sta tutto solo in disparte, non avrà un vecchio castello, una mandola, tre gocce d'argento ed una viola, due dita di seta per toccare, migliaia di cieli puoi guardare, la gente puoi dire tutto qui, due fiori di rame non avremo, le note dell'aria chiuderemo in larghi sospiri di paura. Al mondo qualcuno sognerà un vecchio cortile di città, due ciuffi di prato, un sole pazzo che guardi dagli occhi di un ragazzo, due mani già pronte, una certezza, profili di cieli in allegrezza, un gatto che salta e canta miau, ci sono carezze, non sta bene, ringhiere d'argento non conviene, nessuna mandola suonerà. Al mondo qualcuno proverà, un fischio di voci sentirà, un fiume di baci scoprirà, la bocca d'amore sazierà, ci sono barchette dentro un tram, ragazzi ridendo fanno a, chi crede si imbarca poi vedrà, veleggia arriverà, la stanza da letto troverà, il viaggio è finito proprio no, racconta questa storia, va bene ma serva per memoria, sapere che adesso tocca a me. Al mondo qualcuno forse sa che la vita beffando gli darà un mucchio di fiabe con vecchiezza, due sogni per sera con stanchezza, un mare di carta navigare, per cieli d'angoscia puoi guardare, la gente puoi dire tutto qui, due mari ingrigiti non avremo, fra carte di sogni invecchieremo con larghi sospiri di paura. Al mondo qualcuno penserà che un mezzo sorriso comprerà, che mani carezze noi avremo, se solo un abbraccio spenderemo, nel pianto dell'aria lo stupore, di fiati scaldati dall'orrore, che vero padrone vincerà. Ci sono promesse, non sta bene, sorrisi di gioia non conviene, nessuna mandola suonerà. Al mondo qualcuno troverà, un fischio di voci sentirà, un fiume di baci scoprirà, la bocca d'amore sazierà, ci sono barchette dentro un tram.
ragazzi ridendo fanno a chi crede, si imbarca poi vedrà, vele già arriverà, la stanza da letto troverà, il viaggio è finito proprio no, racconta e racconta questa storia, va bene ma serva per memoria, sapere che adesso tocca a me. Al mondo qualcuno proverà un rischio di voci, sentirà un fiume di baci, scoprirà la bocca d'amore saziera. Ci sono barchetti dentro un caffè, ragazzi ridendo fanno a chi crede, si imbarca pure da chi si stava bene nell'isola, si viveva beati, si cacciava e si pescava tutto ciò che ricresceva, si prendeva e si mangiava, gnam gnam. Si stava bene nell'isola, si girava tutti nudi. Appuntamento sull'isola, il disco della settimana scelto dalla redazione dell'Isola che non c'era. L'isola che non c'era.it in grande quantità, ma non figli di nessuno, no no, erano figli di comunità. Poi un giorno nell'isola è arrivato uno strano dal colore un po' mal... Eh sì, appuntamento con l'isola, questo invece è una rubrica che permane, è quella appunto che ha a che fare con la redazione dell'isola che non c'era, appunto it, è un po' il nostro legame segreto, ma non tanto ormai. Allora ragazzi, oggi abbiamo una new entry, perché c'è Maria Macchia che ci presenta l'album della Scarpigliatura, che è stato in realtà disco della settimana, credo fino a qualche giorno fa. È un disco interessante e Maria Macchia lo recensisce molto bene, anche insomma mettendo in evidenza anche le piccole zone d'ombra, quindi l'ascoltiamo e poi appunto passiamo un loro brano, Rincontrarsi un giorno a Milano, la Scarpigliatura presentata per l'isola che non c'è da Maria Macchia. Il medio, il buono, il pagano, il cristiano, il padrone ed il villano. Culturale, un gioco di parole tra il termine inglese cool, che potremmo tradurre un po' fatica come fico, tosto o ganzo, e l'aggettivo culturale. Culturale è il titolo del secondo disco del duo La Scapigliatura, un moniker dietro il quale si celano i fratelli Bodini, cremonesi ma ormai milanesi d'adozione, anzi in realtà uno vive da diversi anni a Parigi. I Bodini avevano vinto una targa Tenco 3 anni fa con il loro disco di esordio e sono dunque al loro secondo lavoro. Un secondo lavoro che ha degli intenti abbastanza ambiziosi, quello di contrapporre la cultura contemporanea, che vuole essere soltanto cool e quindi soltanto effimera, frizzante, effervescente, leggera, di facile consumo, una cultura autentica, profonda, basata sui maestri della letteratura e del cinema, e quindi fanno della citazione la loro cifra stilistica. Vogliono essere ironici fin dalla copertina, sbeffeggiando un po' la bibita più famosa del mondo con questo logo bianco e rosso facilmente riconoscibile, e poi partono in quarta con l'insostenibile leggerezza dell'indie, una canzone che è una vera e propria dichiarazione di intenti, e poi vanno avanti citando i classici, appunto Moravia con Gli Indifferenti e poi Montale, parlano qua e là anche di De André, di Vecchioni. L'apoteosi poi si raggiunge con l'omaggio a uno dei maestri di sempre, Nanni Moretti, con il videoclip della canzone Rincontrarsi un giorno a Milano, in cui loro si divertono a reinterpretare Bianca, Palombella Rossa e Caro Diario. Questo dal punto di vista contenutistico, dal punto di vista musicale invece si tratta di un disco di pop elettronico contemporaneo, molto raffinato, con un bellissimo impasto vocale, forse un po' troppo pop, con il rischio di sfociare nel mainstream, quindi di confondersi con ciò dal quale ci si vorrebbe distinguere. Questo quindi può costituire uno spunto di riflessione per i Bodini,
combattere il sistema dall'interno sì, però forse bisognerebbe combatterlo in una maniera ancora più incisiva. Un disco comunque molto bello, molto raffinato e piacevole all'ascolto che indubbiamente vi consigliamo. Salutata, non voltarti adesso, te ne pentirai. Sai quant'è che ti ho amata, lo capisco solo mentre te ne vai. Che fa strano osservarti da lontano, che mi manchi come all'epoca. Fumavamo uno spinello sopra un pezzo di postelle, trasformando le domeniche in domeniche più belle, raccontandoci le storie chiuse dentro alle canzoni delle luci di San Siro, di Milito e di Vecchioni. Poi sdraiati sopra il letto si dimenticava tutto, dai problemi di tua madre agli esami di diritto. Se ci pensi gli anni sono solamente dei momenti, sarà bello rivederti, non so quando, ma so che mi manchi. Poi sdraiati sopra il letto si dimenticava tutto, dai problemi di tua madre agli esami di diritto. Se ci pensi gli anni sono solamente dei momenti, sarà bello rivederti, non so quando, ma so che mi manchi. Radio Orvieto Web. Si ferma anche l'umanità, è qualcosa di stupido.
Qualcosa di stupendo sta accadendo qua. Sembra tutto uguale, ma nell'aria c'è qualcosa che di gioia mi fa voglia di cantare. Lumine qui, in mezzo a noi, è la notte di Natale. Tutto il mondo resta a guardare, è la notte di Natale. È gioia anche per te, è gioia anche per te. Radio Orvieto Web. Eh beh, consentiteci di passare ancora una volta ai nostri jingle natalizi. D'altra parte oggi è il giorno della Befana, almeno qua nello studio, poi quando voi ci ascolterete sicuramente sarà un altro giorno, e quindi ancora tecnicamente siamo in periodo di feste, quindi possiamo passare i nostri jingle natalizi per poi rimetterli in un cassetto e ritirarli fuori il prossimo dicembre. Prima dicevamo, no, del Franco Battiato che arrangiava quel disco incredibile, straordinario, sperimentale che è Come Barchetta dentro un tram di Alfredo Cohen. E a proposito di Battiato, forse anche voi ieri sera avrete visto in TV lo speciale che Piff gli ha dedicato, quel caro Battiato, che riprendeva anche alcuni spezzoni del mega concerto a settembre, quello all'Arena di Verona, di cui poi abbiamo già parlato in una puntata precedente. Diciamo sostanzialmente è stata una bella trasmissione, perché insomma, ecco, c'era questo alternarsi di canzoni appunto cantate, ma anche di interviste anche così molto divertenti, molto confidenziali ad alcuni appunto degli artisti coinvolti in questa operazione, e poi anche, no, il Piff solito che scrive, pensa e racconta. Diciamo una bella trasmissione, poi chiaramente poi sui social si sono un po', no, si sono divisi tra chi l'ha apprezzata, chi meno, alcune polemiche perché Kamisaska è stato intervistato ma i suoi brani non sono stati poi passati, Morgan ha fatto la sua solita polemica con un tweet, un post in cui si lamentava che la sua canzone, quella da solista, L'Oceano di Silenzio se non sbaglio, non è stata proposta, invece sono state scelte quelle in cui lui partecipava insieme ad altre. Ora in realtà Morgan è forse l'artista più presente in questo speciale, sia dal punto di vista degli interventi come intervistato, ma anche poi insomma alla fine è stato fatto vedere il suo duetto con Fabio Cinti su Segnale di Vita, poi il brano che hanno eseguito insieme ai Rinati, almeno per l'occasione Blu Vertigo. Insomma, quindi se c'è un artista che non si può lamentare forse è proprio il nostro Morgan, ma d'altra parte è fatto così, che ci volete fare? Oh, allora ragazzi, cos'altro dire? Beh, intanto che la prossima settimana, attenzione, c'è uno speciale che quindi va a inserirsi un po' nella consueta cadenza di questa stagione bisettimanale, e quindi già la prossima settimana c'è uno speciale interamente dedicato a Beppe Chierici, in particolare a tutta la sua più che cinquantennale storia di traduttore, ma anche poi di chi lo ha inciso e cantato, del grande chansonnier Georges Brassens. E quindi un lungo speciale che appunto si avvale anche proprio di una bella chiacchierata fatta con lo stesso Beppe Chierici, uno straordinario ragazzo di 84 anni, ancora molto attivo, e veramente una miniera di aneddoti, di grandi di riflessioni davvero molto 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 importanti. E quindi questa puntata speciale io vi invito già a segnarla sul vostro calendario. Come continuiamo? Abbiamo ancora un paio di pezzi, vediamo di farli ascoltare entrambi. Il primo è il pezzo che apre l'album omonimo di Finaz, si chiama Cicatrici. Finaz, storico chitarrista della banda Bardot, però ha avviato ancora prima della morte purtroppo di Enrico Greppi anche una sua parallela carriera solista molto
chiaramente indirizzata verso, diciamo, l'aspetto strumentale, la chitarra di cui lui è un indiscusso virtuoso, ma ogni tanto butta là anche delle canzoni davvero interessanti, e questa è veramente molto molto interessante. C'è la voce bellissima di Petra Magoni che canta questo brano molto molto intimo, molto delicato, che è Cicatrici. Finaz e Petra Magoni. Anche quando non ci sarò più, voglio rimanerti dentro, cicatrizzata male, come una brutta ferita, come un grande amore, ricordati di me. Cicatrizzata male, come una brutta ferita, come un grande amore, ricordati di me. Quando ti ferirai ancora, magari nello stesso punto, ricordati di me. Quando di nuovo cicatrizzerai, e i baci quelli donali pure come hai fatto con me, io mi ricorderò di tutto ciò che mi hai donato, grazie a ciò che lasciasti, cicatrici, ricordi d'amore. Quando ti ferirai ancora, magari nello stesso punto, ricordati di me. Quando di nuovo cicatrizzerai. Solo adesso che ti sono accanto, ricordati sempre di me. Non solo adesso che ti sono accanto. Siamo praticamente alla fine di questa puntata di Arrivano gli Sprazzolati, la prima del 2022. Ci faceva notare su Facebook il nostro amico Gerardo Tango, che salutiamo, ciao Gerardo, che nell'ultima puntata del 2021 ho fatto un po' di confusione con le date, me ne scuso, quindi la prima però del 2022, l'ho detta bene questa volta, di Arrivano gli Sprazzolati. Abbiamo però ancora un brano per voi, è un
un brano che ha a che fare con un artista cantautore sardo, si chiama Igor Lampis, ed è una delle menti che stanno dietro al Cenacolo di Ares, di cui parleremo anche ve lo preannuncio, nel speciale della prossima settimana, quello con Beppe Chierici. Insomma, il Cenacolo di Ares è molto attivo, ha una collana discografica, ma non solo, si occupa anche di editoria di un certo pregio, ha già pubblicato diverse cose a suo nome, e lo scorso anno ha dato alle stampe, anche in vinile, una bella confezione appunto, il nuovo album. Si chiama Strevi Paz, spero che la pronuncia sia giusta, appunto, dal punk alla musica autoriale in quattro mosse. Questo è un po' il sottotitolo. Questo punk autoriale, insomma, in effetti è una delle cifre stilistiche di Igor Lampis. È un disco interessante perché, ecco, dentro ci sono tante cose, c'è anche una collaborazione in qualche brano con lo storico chitarrista Dandy Bestia degli Skiantos, indimenticati. Io ho scelto da questo disco davvero interessante questo brano, Non si può, perché insomma è quello che mi ha colpito di più personalmente, e quindi con questo ci lasciamo. Non si può, di Igor Lampis, e l'appuntamento, dicevamo, è per la prossima settimana con lo speciale dedicato a Beppe Chierici e a Georges Brassens, e alla settimana ancora seguente, dove parleremo in maniera molto molto più approfondita del Grido della Fata, un disco veramente eccezionale di Max Manfredi con lo stesso autore. Per il momento, signori, è tutto, non mi resta che salutarvi, grazie della vostra attenzione, alla prossima, ciao ciao. Thank you.
cancellare mai. È una questione di tempo, spazio, d'anima ed energia che non puoi cancellare mai. È una questione di tempo, spazio, d'anima ed energia che non puoi cancellare. Quando finisce la musica, spara. Se ti riesce. Taglia. Radio Oriental Web. Thank you.